到了茧子，叫叫。Benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Kia e sono qui per farvi rilassare. Bene, siamo tornati con i nostri piccoli darumini ad una nuova leggenda giapponese. Questa volta ho deciso di farlo con un leggerissimo soft spoken. Spero che vi piaccia lo stesso. Un misto tra whispering e leggerissimo soft spoken. La verità è che ho dovuto abbassare ancora di più la sensibilità del microfono per non avere troppi rumori. E quindi non vorrei che soltanto il whispering non si sentisse. Mi farete sapere se questo soft spoken così leggero vi piace lo stesso. Benissimo, per questa nuova leggenda io ho preso appunti sul mio telefono con le carpe giapponesi. Adoro la mia cover, l'adoro. E andremo a parlare di o della leggenda del salice di Kyoto. Salice di Kyoto. Quindi partiamo subito con la leggenda. Pronti, prontissimi? Siete comodissimi? Mi raccomando, è importante. Aspetto qualche secondo. Ecco, sistema bene il cuscino tu e anche tu. Bene, possiamo incominciare con questa storiella che è davvero molto carina, ma anche un po' triste alla fine. Questi giapponesi non fanno mai il lieto fine. Allora, partiamo con... C'era un samurai di nome Matsudeira, che possedeva nel suo giardino un bellissimo salice. E appunto abitava a Kyoto e per tanto tempo aveva attribuito la sua serenità a questo salice. Ne andava molto orgoglioso. Era molto bello, quindi era un bellissimo ornamento per il suo giardino. Fino a che la vita di questo samurai cambiò improvvisamente. La moglie del samurai Matsudeira si ammalò molto gravemente e nello stesso momento il figlioletto, giocando, cadde e si ruppe una gamba. Al che Matsudeira incominciò a guardarsi un po' attorno con molto sospetto, perché per lui quelle due cose non erano capitate così per caso. C'era qualcosa che era contro di lui. Ma che cosa poteva mai essere? Ci pensò. E alla fine attribuì tutte queste cose cattive che gli erano successe all'albero, al salice, allo spirito del salice, che non lo stava più proteggendo, non portava più serenità. Decise allora di abbatterlo, convintosi ormai di sbarazzarsi dell'albero del bellissimo salice. Si confidò con il suo amico Inabata. Controlliamo il nome. Inabata, sì.
Però l'uomo gli disse: assolutamente no, non puoi abbattere un albero perché l'anima del salice è sacra. Per i giapponesi l'anima del salice è sacra. E gli disse: al posto di abbatterlo, io te lo compro e lo faccio trapiantare nel mio giardino. Ma Matsudaira non aveva niente da perdere, quindi disse: certo, volentieri. E così fu. E Navata acquistò l'albero e l'albero venne trapiantato nel suo giardino. Gli piaceva molto, il salice era davvero un salice molto grande, molto bello. E era una bellissima decorazione per il suo giardino. Oltretutto Navata viveva da solo, non aveva moglie, non aveva figli. Si sentiva anche un po' solo e questo bellissimo salice nel suo giardino lo stava rasserenando, gli stava tenendo compagnia, quindi era anche più contento. Un giorno, stranamente, e dico stranamente perché Inabata era una persona molto solitaria, che rimaneva sempre in casa e teneva il cancello della sua casa chiuso. Andando in giardino, trovò appoggiata al salice una bellissima, 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 bellissima donna. Bellissima donna con capelli lunghissimi, lisissimi e neri. E il viso bianco, argente, così bianco, non si poteva. Insomma, a quell'epoca piacevano molto bianco a quanto pare. E quasi per un po' per stupore, un po' per gentilezza nei confronti di della bellissima fanciulla, nonna gli domandò come fece ad entrare nel suo giardino e anzi la invitò in casa a bere un tè. E da quel momento la donna e Inabata divennero molto amici, passarono tanto tempo insieme e non passò tanto tempo quando si sposarono, si innamorarono e si sposarono. Inabata era molto felice con sua moglie. I due ebbero anche un figlioletto dal nome, voglio leggerlo per evitare errori, Yanagi, che appunto significa salice in giapponese. Questa famiglia stava vivendo felicemente per qualche anno, perfettamente felici. A un certo punto accadde qualcosa di imprevedibile. Nel tempio di Sanju Sankendo era sprofondato un pilastro e i sacerdoti dichiararono che per riparare quel pilastro era necessario il legno di un vecchio salice. Ovviamente il daimyo, che era il comandante di Kyoto, mandò un gruppo di costruttori a cercare l'albero più adatto per riparare il tempio. Guarda caso, la scelta ricadde sul salice di Inabata. E Inabata cercò di difendere il suo povero salice, perché lui ormai era affezionato a quel salice, era diventato molto più grande, molto più rigoglioso, era cresciuto molto da quando era stato trapiantato nel giardino di Inabata. Ed era così bello, non poteva lasciarlo andare, però alle parole del daimyo e dei sacerdoti lui non poteva fare nient'altro, e quindi alla fine si rassegnò e disse: va bene. Quindi quando questi costruttori dissero a Inabata che sarebbe arrivato a brevissimo un gruppo di operai per poter abbattere l'albero e portarlo via, Inabata si accorse che la moglie era in un angolo
piccolino e stava piangendo, gli domandò: ma perché stai piangendo? Cosa sta succedendo? Lui pensava che magari fosse triste perché l'albero, la stavano per abbattere l'albero, che anche lei fosse affezionata a quell'albero. E la moglie non poté più nascondere la sua vera identità, gli disse: mi dispiace di non avertelo potuto dire prima, avevo paura nel dirtelo, però in realtà io sono l'anima di quel salice e siccome mi avevi salvato dal tuo amico che mi voleva abbattere, io per ringraziamento e perché ho provato un forte sentimento di conto e confronti, sono fuoriuscita dal mio albero, ma comunque nel momento in cui loro mi abbatteranno io non ci sarò più. Però sappi che tu continuerai ad avere la migliore parte di me con te, che parlava del figlio. E Inabata rimase scioccato, non sapeva di questa cosa e tentò ancora di più per salvare l'albero, ma non poteva fare più niente. E nel momento in cui l'albero veniva abbattuto, la moglie di Inabata incominciava a svanire fino a che l'albero cadde a terra e la moglie svanì nel nulla. Ma una cosa molto strana accadde, che l'albero a terra divenne così pesante, ma così pesante, che nemmeno questi operai super forzuti riuscirono a sollevarlo. Non 5 operai, non 10 operai. Era irremovibile, era come ancorato al suolo, non si voleva muovere. Chiamarono molte altre persone per farsi aiutare a spostare l'albero e il salice a terra, piangente, piangente a terra, il salice piangente. E non si muoveva. A un certo punto il piccolo Yanagi, che aveva assistito a tutto, si avvicinò all'albero, accarezzò le foglie di questo povero albero a terra e disse: perché non ti muovi? Vieni con me. E con la sua piccola manina riuscì a trascinare l'albero, che magicamente era diventato leggero, e lo accompagnò fino al tempio. E qui finisce la storia. Almeno a quanto pare ci sono molte varianti di questa storia, quindi non so se magari voi conoscevate una storia leggermente diversa, però bene o male ne ho lette un paio e bene o male i punti più importanti c'erano. E è una storia molto romantica per il fatto che si siano innamorati, è una storia molto triste per il fatto che alla fine la moglie sia morta, ed è una cosa molto molto, la trovo molto tenera, il fatto che l'albero non si volesse muovere, ma alla fine, perché il bimbo gli ha preso le foglioline come se gli dicesse non avere paura perché ci sono io qui a fianco a te. Molto molto tenera, molto molto tenera. Ebbene, quindi con questo video abbiamo conosciuto una nuova leggenda giapponese. Davvero, questi giapponesi sono pieni di leggende, di miti, di creature. È davvero troppo affascinante, troppo affascinante. E spero davvero tanto che questo racconto vi sia piaciuto. Spero davvero tanto che vi siate rilassati insieme a me, che vi sia piaciuto questo leggero Southspoken. Nei commenti mi farete sapere tutto quanto. Voglio leggere i vostri commenti e cercherò di rispondere a tutti il prima possibile. Se avete in mente delle altre leggende di cui volete che io faccia il video, me le potete lasciare sotto. Questa qua è stata suggerita durante la mia ultima live,
Kyoshi, Vincenzo, ciao Vincenzo. E niente, se avete dei suggerimenti, sono molto contenta di leggerli e sono ancora più contenta di fare video su qualcosa che vi piace, che vi interessa. Quindi adesso vi saluto, vi mando tanti baci e abbracci. Riposatevi, fate sogni d'oro. O se state guardando questo video di giorno, vi auguro una buonissima giornata. Non stressatevi, rilassatevi. Rilassatevi. Se vi sentite stressati, fermatevi un attimo, fate un bel respiro profondo. E poi continuate. Rilassarsi è la cosa più importante. Baci, baci, baci. E abbracci, abbracci, abbracci.